Ciao disadattati, come passerete il San Valentino quest'anno? Se siete ragazze, lo passerete a casa del ragazzo. Se siete ragazzi, lo passerete a casa della ragazza. A, O, O, A. Bianco, nero, giusto, sbagliato, yin, yang, vita, morte. Tutte le cose uguali non devono stare insieme, perché come possiamo osservare in natura, l'omosessualità non esiste. Infatti, in natura, i pinguini che fanno zuc zuc fra di loro sono esperimenti massonici degli Illuminati. E, così come in natura, ovviamente, anche in Italia gli omosessuali non esistono. E se dovesse nascere qualcuno ogni tanto, giusto perché capita, va dichiarato al comune con un atto formale chiamato coming out, scusate, coming out, che in Italia viene erroneamente definito outing perché fa più figo, altrimenti è come se non esistesse. Perché sì, l'Italia è quel paese nel quale si dà per scontato che la persona che ci sta di fronte sia eterosessuale, nello stesso modo in cui diamo per scontato che la persona che ci sta parlando si chiami Gianfilippo, abbia un buon lavoro, faccia tanto sport, ami il sushi. Quindi, come diamo per scontato queste cose, diamo per scontato che la persona che ci sta di fronte sia eterosessuale, a meno che questa persona non faccia coming out con ogni nuova persona che incontra. Perché quando sei omosessuale o bisessuale, tu ogni volta che incontri una persona hai un rito iniziatico massonico da fare. Praticamente tu stringi la mano nel nostro modo iniziatico massonico gay lobby gay e praticamente stringi la mano e dichiari ad altissima voce in modo che ti sentano tutti quanti, tutto l'universo, per tutte le stelle mi chiamo Marco Piacere e mi dichiaro gay. Ma tutto questo non è che succede perché in Italia le persone omosessuali e bisessuali si nascondono e non parlano di sé. No, 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 non è per questo assolutamente. In Italia le persone omosessuali e bisessuali scendono in piazza per i loro diritti, per le unioni civili e scendono in piazza per il gay pride. Poi gli altri 363 giorni, il fatto che stanno a casa con il compagno o con la compagna, ah, perché comunque si dice compagno o compagna, quando sei omosessuale non si dice fidanzato o fidanzata, ragazzo o ragazza, si dice compagno per rendere il tutto un pochino meno sessuato. Dicevo, stanno a casa con il ragazzo, con il compagno o con la compagna, oppure se escono non si tengono la mano, non si scambiano il bacetto, ma tutto questo ovviamente succede perché non vogliamo scandalizzare i bambini. Oppure, come è giusto che sia, come in certi locali c'è scritto si accettano gli animali, andiamo nei locali nei quali c'è scritto proprio fuori grande grande qui si accettano omosessuali e in quel caso noi possiamo andare liberamente a tenerci per mano e darci qualche bacetto ogni tanto. Perché sì, in Italia nel 2016 si parla ancora di unioni civili e di adozioni, perché due persone dello stesso sesso consenzienti che si amano non hanno diritto di dichiarare civilmente la loro unione. Ma questo perché se sei omosessuale, il tuo amore può tranquillamente essere paragonato a quello di un uomo per una capra consenziente. Mentre se sei un eterosessuale che va a puttane, il tuo amore può essere tranquillamente comunque dichiarato al cospetto di Dio. Ovviamente, le puttane hanno tutto il mio rispetto. Dio ha un po' meno il mio rispetto, ma solo perché ha fondato un po' troppe religioni che portano, sai, un pochino a prendere a sassate le donne fino a ammazzarle oppure a impiccare gli omosessuali. Noi in Italia però stiamo messi meglio, stiamo assolutamente messi meglio perché la religione cristiana dice che se sei omosessuale non fa niente, puoi essere accettato, mentre se vai a letto con un uomo così come andresti con una donna, che poi, aperta e chiusa parentesi, se vado con un uomo non ci vado come andrei con una donna, che costituzionalmente proprio è diverso, allora là sei considerato abominio e devi andare all'inferno. Questo ce lo dice la Bibbia, che oltre a darci lezioni di costituzionalità, perché non so se lo sapete, ma tu puoi tranquillamente citare la Bibbia quando si fanno le discussioni nelle quali si parlano di leggi, perché la Bibbia è stata scritta più o meno il mese scorso, quindi dicevo la Bibbia, oltre a darci lezioni di costituzionalità, viene rispettata in tutto e per tutto. Infatti, non si mangiano i crostacei e si devono vendere le proprie figlie in schiave. Se tu infatti incontri qualsiasi cattolico, dove sta tua figlia? No, scusa, non la vedi perché l'ho data in schiave in un altro paese. E ovviamente i cattolici non mangiano i crostacei. Ah, no, no, no.
Dalla regia mi dicono che questo va interpretato. Gli omosessuali no, perché è così che deve andare. Comunque la religione cristiana ci dà un importantissimo insegnamento per quanto riguarda la famiglia. La famiglia, quella di serie A, quella che vince il campionato, che deve essere composto da uomo, donna, bambino, bambina, cane e criceto. E mi raccomando per il criceto. E il cristianesimo ci dà un insegnamento importante, perché la famiglia deve essere composta da Maria, che è stata fecondata dallo Spirito Santo, che così come è venuto se n'è andato, e da Giuseppe, che ha cresciuto Gesù Cristo, che non è figlio suo. No, questo no, non scherziamo, non è un chiaro esempio di stepchild adoption dove tu adotti il figlio naturale del partner, assolutamente no. E non è che noi non ci lamentiamo perché la coppia in questione è eterosessuale, assolutamente noi non siamo omofobi, assolutamente. Infatti io non sono cristiano, proprio perché questa non mi risulta essere una famiglia proprio, diciamo, proprio vera. Senza parlare di Maria, che comunque, diciamo, ha avuto una sorta di utero in affitto, però questo non ne voglio parlare perché ovviamente questo nel DDL Cirinnà non c'è e non se ne parla, e quindi non ne parliamo, perché siccome qui dell'utero in affitto ci lamenteremmo tutti, sia per le coppie eterosessuali che per le coppie omosessuali, perché non siamo omofobi, ripeto, non siamo omofobi, allora andiamo oltre. Però vorrei dire due paroline sul Papa, che conoscendo approfonditamente la famiglia, perché non so se lo sapete, la famiglia del Papa è composta da Papa, Papessa e tanti piccoli papini che un giorno diventeranno Papa pure loro, conoscendo approfonditamente la famiglia, ha detto che comunque l'omosessualità non è, diciamo, come l'eterosessualità, e quindi giustamente è una cosa di serie B, e quindi i bambini non vanno dati in adozione alle coppie omosessuali, ma questo unicamente perché i bambini hanno bisogno di un papà e di una mamma. Infatti normalmente in una famiglia di serie A, quando muore il papà o la mamma, vengono subito sostituiti da un altro genitore del sesso opposto rispetto all'altro coniuge, oppure viene l'assistenza sociale a casa, si prende il bambino e se lo porta, perché il bambino non può crescere con un solo genitore, così come i bambini che crescono con un fratello, con una sorella, con gli zii o con le zie, che crescono comunque con persone dello stesso sesso che non stanno insieme. Questo perché, chiariamo ancora una volta per tutte, il problema non è l'omofobia, qua non siamo omofobi, qua è solo perché il bambino deve avere un papà e una mamma, ed è giusto così, e così funziona. Poi, il fatto che non si vadano a fare dei controlli per quanto riguarda ad esempio la possibilità che il papà sia un ubriacone che picchia la moglie e maltratta il figlio, o che comunque la moglie vada praticamente un pochino, sai, con tutti i colleghi del lavoro, questo è un caso a parte, perché il bambino, avendo comunque una figura maschile e una figura femminile, crescerà al 100% sano, automaticamente. Quindi il problema, ragazzi, non è l'omosessualità, non è perché pensiamo che alla base dell'omosessualità ci sia una devianza, un problema, perché giudichiamo la sessualità degli altri, non è per questo, non siamo omofobi. Infatti al Family Day, manifestazione nella quale si difendeva la famosissima e comunissima famiglia tradizionale, non c'erano cartelli con su scritto "sbagliato è sbagliato, anche se diventerà legge". Assolutissimamente no, perché noi non siamo omofobi. E soprattutto, così come i figli che crescono con coppie eterosessuali diventano automaticamente eterosessuali, i figli che crescono in coppie omosessuali diventeranno automaticamente omosessuali. E non è omofobia, mi ripeto, perché non teniamo nulla contro l'avere un figlio omosessuale, però è meglio un figlio di serie A. Quindi, parlando seriamente e senza ironia, se volete farvi un bel regalo a San Valentino, scendete in piazza, tenetevi per mano, scambiatevi un bacio. Vi giuro che se avessi un ragazzo lo farei pure io, ma non ce l'ho. E poi fatemi solamente un'altra cortesia, una sola. Lasciatemi la libertà di poter scegliere se voglio sposarmi oppure no. Perché tanto non vi preoccupate che seppure un giorno dovessi sposarmi e adottare dei bambini, io alle Olimpiadi del genitore modello non ci voglio partecipare proprio. Quindi rimanete voi quelli di serie A, voglio essere di serie B, voglio stare a casa mia a farmi i fatti miei. Le gare di passeggini, il concorso della foto più bella postata sui social, sono cose che onestamente non mi piacciono. E che, preciso, non fanno tutti. Non fanno tutte le coppie eterosessuali, come non fanno tutte le coppie omosessuali. Non fanno tutte le coppie cristiane, come non farebbero tutte le coppie musulmane. E così via. Questo dipende unicamente dal livello di deficienza della coppia. Se non siete in grado di lasciare libero me, estraneo, come potete pretendere di crescere un bambino e lasciarlo libero nelle sue scelte e nella sua vita? Però, se mai volessi un bambino, il mio sarebbe un capriccio.
Il vostro no, assolutamente no. Buon San Valentino.